Ciao a tutti ragazzi, io sono Mariuccio, oggi siamo sulla la carriera di FIFA 20. Nello scorso episodio abbiamo giocato contro la Samp e il Sion e il Piemonte Calcio o la Juve. Abbiamo pareggiato, perso e vinto, quindi l'inizio di stagione è stato molto pessimo, però vediamo, allora, ministro, ci sono rimasto male, allora qua abbiamo già risposto, non mi ricordo come avevamo risposto, allora turnover era importante, mi sembra che abbiamo risposto, Younes, ok, non accetto niente. Questa era la nostra rosa con Milik, Insigne, Callejon, James che abbiamo comprato insieme al Toro Martinez che però non sta giocando. In questo video giocheremo contro il Lecce, il Cagliari e il Lecce adesso, Lecce, Napoli. Dai, palla nostra, possiamo partire un po', fino in fondo, ciciretti, bella la sterzata, Cilischi, destra, Cilischi, 1-0 Napoli, Pietro Cilischi, perdiamo palla, non riusciamo a recuperare, la recuperiamo invece con Maximovic che prova ad andarsene in attacco, Maximovic gira, la Toro Martinez, ancora per Ciciretti, ma che ha preso? E si riparte adesso tra Napoli e Lecce. Ok ragazzi, questa partita è finita. Ringraziamo il mister per averci concesso questa intervista. Allora, Insigne non ha fatto una prestazione all'altezza oggi, nonostante la sua squadra abbia vinto. Allora, Insigne secondo me ha giocato alti e bassi. Sì, perché non ha giocato tanti, cioè ha giocato bene ma non così bene. Allora, se è riuscito a chiudere il match in intervallo, gli è piaciuto il secondo tempo. Abbiamo giocato meglio. Sì, è vero, l'ho detto pure io, quindi perché abbiamo pure la risposta esatta, come lo volevo dire io. Ok, allora, ha avuto paura di non farcela. Poteva succedere tutto. Sì, poteva succedere di tutto. Però abbiamo combattuto. Possiamo andare in vista, ringraziamo. E l'abbiamo vinta noi. Ok, ora il Napoli è salita a felice. Giusto, sì. Tutti hanno un bel morale. Mettiamo la prima squadra, però rimango la seconda che perché poi mi chiedono di giocare e mi dà fastidio. Cioè, non che perché mi chiedono di giocare, perché se io non li posso mettere, poi mi iniziano a dire che vogliono giocare, bla bla bla, si scontento. Allora, volevo dirle che sono un po' preoccupato, le voci che circolano sul mio conto. E io ho un'altra possibilità per aspetta. Non sarà la formazione, cambia ogni settimana. Ti darò una possibilità. Ok, adesso andiamo a giocare contro il Cagliari in casa con la prima squadra. C'è Allan, quindi perfetto. Queste sono le informazioni, queste sono le divise e noi ci vediamo in campo. Nainggolan, Pavoletti, ancora per Nainggolan che gira con Milik che vuole girare per Callejon, ci riesce bene, 3 contro 1. Callejon, James e Insigne. Callejon entra in aria. James si gira. Sinistro. Javier Ruiz. Allan. Milik. Arkadiusz Milik. La ribalta subito al Napoli. Finisce così il primo tempo. 2-1. Ribaltiamo con Milik. E
ha messo la Degas. Cambio, ha messo al posto di Insigne Lozano e ha messo al posto di Fabian Ruiz, che non ha giocato una delle sue migliori partite. Ho messo Dries Mertens e ho messo CC, centrocampista centrale, Ames. Valenciaga, Nainggolan, Pavoletti, Meret e poi Koulibaly in arrivo. Pareggia il Cagliari. 2-2. Gira dai Cagliari in mezzo per Milik. Corner per noi, 2 minuti di recupero. 2 minuti di recupero, tutti a saltare. Il cross sbagliato, però ci siamo ancora noi. Perché non hai fatto la finta? Dai, ho fatto. Non ci voglio credere. Non mi ha fatto la finta. Pareggiamo 2-2. Un turnover. E poi andiamo a giocare contro il Liverpool. Vinciamo 3-1. Almeno 3 punti ci siamo portati. Ok. Faccio gli allenamenti. Forse però devo cambiare come giocare. Allora, come si chiama? Allora, impostazione. Mettiamo esperto. Mettiamo esperto perché campione è un po' troppo alto. Addirittura io giocavo Ultimate e vincevo anche tanto su FIFA 19, ma ho iniziato da poco a FIFA 20, quindi metto esperto. In casa contro il Liverpool. Queste qui sono le divise. Questa qui è la squadra. E noi ci vediamo in campo. Inquadrato Lorenzo Insigne. Inizia adesso. Napoli-Liverpool. Milik, dai, bella, che Insigne ti può girare. Mertens, James, 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 Allison, cosa ha preso? Cosa ha preso Allison? Però ci siamo ancora noi con Milik, che potevi arrivarci. Callejon, James, Insigne. Milik vede Insigne, dai Lorenzo Insigne, Insigne, davanti alla porta, tutto solo, Insigne, finiscilo, Lorenzo, Insigne, 1-0. Io sbaglio tutto, Alan, Milik, James sbaglia, finisce il primo tempo, 1-0, Napoli. Ok ragazzi, ho fatto i cambi, ho messo Lozano al posto di Callejon, Zirkzee al posto di Fabian Ruiz, e Mertens al posto di James Rodriguez, che stavamo giocando un po' male. E Liverpool, Mané, attenzione allo scatto del Liverpool con Mané, Mané ancora Mané, Mané in mezzo, Koulibaly ferma, Manolas non arriva, Fabinho, Roberto Firmino, Wijnaldum, Meret, grandissima parata di Meret. Mira, corto per Salah, Salah ancora Salah, prova a girarsi, non ci riesce bene. Rinaldo, Mamane, Salah. Il cross secondo palo per Fabinho. Esterno della rete per il brasiliano. Zieschi, Milik. Gira per Dries Mertens. Appena entrato al posto di James. Le balline. Anzi, arriva. Alla. Milik, per il giro per Lozano, Lozano, secondo per Milik. Cosa sbagli? No, dai, però non puoi sbagliare in questi. Mertens, Insigne, Milik, Insigne, Dries Mertens, Mertens, colpisce di testa, se la palla sul destro, gira per Arkadiusz Milik, che vede Insigne, Insigne, secondo per Milik, la sfonda Milik, un'azione da manuale. 3-0. No, lo stesso mio livello almeno. Poteva arrivarci, attenzione, la recuperiamo noi. 2 minuti di recupero. Con Mertens che parte. Cerca lo scatto di Milik. Dai Milik, Milik, Milik,
Milik, facciamo il 4, facciamo il 4, facciamo il quarto, 4-0 Napoli, doppietta o tripletta di Arkadiusz, no, doppietta di Arkadiusz Milik, perché uno ha segnato Mertens, uno ha segnato Insigne. E finisce qui, facciamo 4-0 contro il Liverpool, mamma mia. Allora, punterà ancora sull'Alan dopo la prestazione e la vittoria di oggi. Allora, Alan ha giocato molto bene, ho apprezzato l'impegno, mi è piaciuto molto Alan, però Milik è stato il protagonista assoluto di questa vittoria con una doppietta. Come giudica la sua prova? Un'ottima prestazione nel complesso. Una grande prova. Allora, ci aspettiamo un match più equilibrato oggi, anche lei dello stesso avviso. Forse è vero, non mi aspettavo questo risultato. Non me l'aspettavo questo risultato, infatti. Anche se sono calati, Possiamo è andare il vero. mister. Non mi aspettavo questo risultato. Ok, vediamo. Ok, allora. Ok, ragazzi, questo video può finire qua. Nelle prossime partite giocheremo contro il Torino, il Paris Saint-Germain e la Spal, perché il Verona la possiamo tranquillamente simulare. Ok, e questo video può finire qua. E da me è tutto. Lasciate like, iscrivetevi al canale. E ciao!